Ciao, oggi vediamo come utilizzare i groove di batteria della nuova pedaliera Zumbi 6 che sto provando in questi giorni. Innanzitutto c'è un touchscreen bellissimo. Qua posso anche saltare. Ecco qua. Qua ci sono varie cose che si possono fare. Noi andiamo a play with rhythm. E qua mi apre un menu qui. Posso fare partire la batteria che ho preimpostato. Posso modificare BPM, volume e poi, entrando in pader, vado a scegliere. Adesso andiamo ad ascoltarne un pochettino. Innanzitutto possiamo far partire. Andiamo in pattern. E qua cambiamo e vediamo quanti ce ne sono. Ce ne sono veramente tanti. Adesso vado così un po' a caso, scegliendone un po', ma penso siano almeno 50, se non di più. Sono anche abbastanza credibili, non è male il suono. Ecco, qua siamo al fondo. Guarda quanti ne scorrono. Veramente tantissimi. Bene, come hai potuto sentire, ce ne sono davvero tanti. Io ne ho provati un po' e gli effetti comunque non sono certo delle batterie reali, però per studiare comunque vanno benissimo, possono soddisfare qualunque genere vogliate suonare. Questa pedaliera è davvero completa, devo dire, e non so se riuscirò a testare tutte le cose che offre. Comunque, se c'è qualcosa che vi piacerebbe sentire o che vado a provare, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao.